E compie 20 anni il progetto Cartesio, la raccolta differenziata della carta affidata a una cooperativa sociale, ricordiamolo tra alidi di diffidenza per quei giovani di allora. Il racconto di Maura Fassio. Io sono 2 anni che lavoro qua. Come si trova? Benissimo, guardi. Mi trovo benissimo, mi trovo a casa. Proprio un bel posto di lavoro. Siamo considerati prima come persone e poi come lavoratori. Io sono a casa, ragazzi. Io sono a casa. Una festa collettiva, lavoratori, famiglie e istituzioni per brindare a una scommessa vinta, quella lanciata 20 anni fa dal gruppo Abele con la cooperativa sociale Arcobaleno. Il progetto Cartesio di raccolta differenziata della carta si è rivelato una rivoluzione culturale oltre che ambientale. Più di 800 i lavoratori che vi sono transitati, quasi la metà con problemi di dipendenza e incarico ai servizi sociali. Eravamo una cooperativa definita la cooperativa di tossici. Si aveva un po' timore, diffidenza nei confronti del gasolone che avvicinava il portone. Oggi i nostri raccoglitori escono con centinaia di chiavi e quindi, come dire, in 20 anni dal timore si è passati a consegnarci le chiavi. Questo è il grande successo di Cartesio. Oggi Cartesio è un'impresa che si sostiene economicamente, poiché l'uso della carta in calo si orienta sul recupero dei rifiuti elettronici. Un nuovo contenitore sarà distribuito per celebrare questo ventennio di tutela ambientale e rimarginazione sociale. Fino a 8-10 anni fa era un po' diverso, eh? Adesso te lo dicono loro, cosa impensabile prima, hai capito? Cioè proprio lì sulla soglia, non puoi perché, invece loro hanno fiducia, vai, vai pure, prendi, vai tranquillo, e questo, ragazzi, è bello. Una bella vittoria, una grande scommessa quella per Cartesi.